Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il mio progetto di ricerca dell'indipendenza finanziaria. E oggi andiamo a parlare di nuovo di un'azienda che ho in portafoglio, nel mio portafoglio di trading 212 che ho aggiunto da poco e di cui vado a parlare adesso dopo averla aggiunta, proprio perché non voglio che questo venga inteso come un consiglio di investire, un consiglio finanziario, perché non è il mio mestiere. Ma più che altro volevo andare a illustrare le motivazioni che mi hanno fatto fare questa scelta di investire in PepsiCo invece che nella molto più nota, almeno per quanto riguarda noi italiani, Coca-Cola. PepsiCo è una multinazionale, appunto, sia del food che del beveraging, ma anche degli snack, per cui è un'azienda che ha una diversificazione maggiore rispetto a Coca-Cola, che è stata fondata nel 1965 e che ha comunque una storia sempre di crescita costante e sostanziale negli anni. Al 2019 aveva 267.000 dipendenti, per cui un'azienda enorme, si parla veramente di un'azienda di quelle market cap gigantesche, quotata al Nasdaq, anche se io l'ho aggiunta nel mio portafoglio di trading 212 per abbassare la volatilità, non fa parte del Dow Jones, ovviamente fa parte dello Standard & Poor's 500, è una di quelle aziende appunto che ho utilizzato per ridurre la volatilità e anche se mi porta una riduzione della crescita del portafoglio totale. Comunque volevo qualcosa insieme ad altre aziende, oltre a PepsiCo ne ho aggiunte altre che andrò a illustrare nel futuro, appunto per abbassare la volatilità. Ha un market cap di 188 miliardi di dollari circa abbondanti e 1,38 miliardi di azioni flottanti sul mercato Nasdaq. Oltretutto ho scelto anche a PepsiCo rispetto a Coca-Cola per un'altra tipologia di motivo, per i prodotti, per quello che è il loro business, che è molto più diversificato rispetto a Coca-Cola. Lo dicevo prima. Oltre, e lo vediamo qui da questa pagina, alla sezione Beverages, per cui abbiamo il famoso marchio Pepsi, abbiamo, non so se c'è in Italia, vabbè, il Tropicana c'è in Italia, il Naked che sono dei succhi di frutta, i Lipton's Iced Tea, l'Acqua Fina, il Kevita oppure anche il Pure Coconut Flower, sono marchi che dovrebbero esserci anche in Italia. Abbiamo anche la sezione Food, che sono i Doritos, anche questi presenti, il Quarter Ox, non so se ci siano, ma qui in Irlanda, in Inghilterra e negli Stati Uniti ci sono del porridge della mattina, qui roba da colazione, i Tostitos, i Fritos, questi ci sono anche qui. Poi abbiamo Levi Dry Nutrition, il Pure Leaf, che sarebbe del tè senza zucchero, aromatizzato con la stevia, e comunque altri prodotti che diversificano molto di più rispetto a Coca-Cola, che ha una diversificazione, non dico che non ce l'abbia, ma è molto più orientata verso il beverages. E qui una mia scelta si è orientata appunto verso PepsiCo anche per questo suo sventagliamento su diverse tipologie di prodotti che possono, diciamo, sopperire a determinati cali in alcuni settori del mercato rispetto ad altri, e anche perché lo vedo un business che ha più probabilità rispetto a Coca-Cola di crescita, proprio perché Coca-Cola lo vedo un business un po' più stanco rispetto a PepsiCo. Adesso andiamo subito su Simply Wall Street e andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i dati sostanziali dell'azienda. Così andiamo a capire anche perché l'ho scelta. Ovviamente, se andiamo a guardare il grafico a fiocco di neve, Snowflake, vediamo subito che la parte predominante è il dividendo e ha anche una piccolissima tendenza al value e nient'altro. E proprio per quello ho detto all'inizio del video che è stata aggiunta per stabilizzare il portafoglio e non perché mi aspettassi una crescita evidentemente esponenziale, anche se l'azienda cresce costantemente da diversi anni e anche se il suo dividendo cresce sostanzialmente da diversi anni. Andiamo qui a vedere i punti salienti e quello che salta un po' all'occhio è che il fatto che momentaneamente, grazie al fatto che nei giorni precedenti il Nasdaq ha avuto un piccolissimo rintracciamento verso il basso, è il 9% in meno rispetto al suo prezzo fair price. Ovviamente queste valutazioni di Simple Wall Street, come dico sempre, vanno prese con le pinze. Andiamo a vedere appunto come si è andato a evolvere il prezzo nel tempo. Guardiamo solo gli ultimi 5 anni, perché ovviamente se andiamo a guardare il massimo, il prezzo è sempre stato in continua salita. Qui si può vedere che non ha mai avuto una battuta d'arresto. Ovviamente sono stati i famosi cali, qui la crisi dei mutui subprime, qui abbiamo quella del 2018, qui abbiamo la pandemia. Però se andiamo a guardare il prezzo è in continua salita, per cui oltre ad essere un'azienda da dividendo, a bassa volatilità, è anche un'azienda growth, ma con poca crescita. Se andiamo a vedere il prezzo, quindi come è stato ad essere il ritorno per chi ci ha investito, includendo i dividendi è stato un 69%, senza dividendi su 5 anni è stato un 46%, un
cos'è, un 10% scarso all'anno, ma una bassissima volatilità, ed è quello che io voglio per il mio portafoglio. Includendo in dividendo, ovviamente, abbiamo più del 12% anno, quasi il 13% anno di ritorno annualizzato. Per cui è un qualcosa che comunque non cresce come può essere un Apple, come può essere stato in questo ultimo periodo la Tesla, però comunque un'azienda che cresce e non dà sicuramente da pensare. La valutazione, come dicevo prima, secondo gli analisti di Simply Wall Street, ma prendetela con le pinze, è un 9% abbondante sottoprezzata e ovviamente ha una volatilità molto bassa. Per quanto riguarda la crescita futura, se andiamo a guardare la crescita futura, il fatturato e gli earnings sono previsti crescere costantemente. Gli earnings di un 10,8% anno, il fatturato anche lentamente è previsto crescere. Adesso siamo nel 2017 era 63 miliardi di fatturato anno, si aspetta per il 2022 un 75, per cui non è una crescita enorme, ma è una crescita che c'è sempre. 2021 si aspetta un 67, per cui sono 4 miliardi in più nell'arco di 3 anni. Sì, 3 anni. Per cui crescita che c'è sempre, ma piccola piccola. Se andiamo a vedere anche i free cash flow e il cash from operation, anche questo è, diciamo, un qualcosa che è stabile lì e che non si smuove dalla loro performance generalizzata. La salute finanziaria è quella che un po' potrebbe mettere un po' un punto interrogativo, e solitamente io vado sempre a selezionare aziende che non hanno debiti o che ne hanno pochissimi. In questo caso, ovviamente, essendo un'azienda di produzione, essendo un'azienda che ha delle produzioni industriali, ovviamente i costi fissi, quelli di gestione, sono maggiori. E qui possiamo vedere che gli asset a lungo termine sono 66 miliardi, che aggiunti ai 23 fanno quasi 100 miliardi di asset, contro appunto i 53 e i 23 leggermente sotto, siamo su 80 circa di liabilities. Però per cui diciamo le liabilities fra gli asset a lungo e breve termine sono coperti. Quello che bisogna andare a vedere però è anche il fatto che i debiti e le other liabilities e gli account payables sono comunque debiti, quelli veri sono i 43 miliardi, perché poi account payables sono fatture di cui si aspetta il pagamento, per cui a meno che non succeda qualcosa di strano, una seconda ondata pandemica, dovrebbe essere tutto a posto. Mentre abbiamo quasi 9 miliardi, più di 9 miliardi di cash, 19 miliardi di physical assets, 8 miliardi di fatture che sono in attesa, quasi 9 di fatture che sono in attesa di essere pagate, e 48 miliardi di long term e other assets, per cui l'azienda di per sé è solidissima. Ovviamente ci sono dei debiti, ma per questo tipo di aziende solitamente ci sono sempre. Quello che salta all'occhio, come dicevo prima, è il dividendo, che è al 3%, leggermente sopra la media di mercato, anzi, diciamo che è quasi il doppio della media di mercato, che è un 1,7, mentre il top del mercato totale è il 4,8%, un dividendo succulento che fa piacere ricevere. Soprattutto perché porta comunque, anche quando c'è una decrescita del prezzo, un flusso costante di denaro nelle tasche di chi ci ha investito, magari il dividendo con l'autoinvest di 3 in 212, per chi ha visto il video, per chi non l'ha visto lo lascio qui da qualche parte, ed investe automaticamente i dividendi, per cui non li vedo e vengono automaticamente reinvestiti nell'acquisto di nuove quote, cosa interessantissima. Uno dei motivi per cui ho mollato eToro, e tra l'altro lascio anche questo video qui da qualche parte, è proprio questo. Ma ci sono anche altri motivi correlati, come il fatto che non mi volevo prendere, diciamo, delle responsabilità facendomi copiare, ma è un altro discorso per un altro video. La stabilità e la crescita del dividendo è costantissima nel tempo, come si può vedere il dividendo è sempre stato aumentato negli anni e presumibilmente sarà continuato ad aumentare, verrà aumentato sempre. L'azienda di per sé è già una Dividend Aristocrats e molto probabilmente diventerà anche una Dividend King, per cui è un dividendo piuttosto stabile, piuttosto sicuro, a meno che ovviamente di sicuro ci sia sempre che c'è la morte e le tasse, però comunque da questo punto di vista dovrebbe essere un ottimo investimento per quanto riguarda i dividendi. Per quanto riguarda invece il payout ratio, siamo al 79%, che già di per sé da un'azienda di questo tipo è sostenibile, ma per il futuro si aspetta di scendere al 64%, per cui ancora più sostenibile rispetto a quello che è gli earnings dell'azienda. Per quanto riguarda l'ownership, è in particolare molto ma molto diluito, 72,5% alle istituzioni, un 27% abbondante al general public, cioè a noi. I maggiori investitori, come si può vedere qui, sono la BlackRock, che ha quasi un 7,5%,
la State Street Global Advisor che è quasi un 4,5%. E poi io non ci sono, stranamente, non so perché, forse perché ho pochi soldi. Bene, grazie di avermi seguito anche in questa analisi e spero che sia stata di tuo gradimento. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciare un pollice in su per l'algoritmo di YouTube per farmi crescere appunto piano piano, anche non è come PepsiCo, basta che cresco piano piano, mi va bene. Oltretutto, se è la prima volta che passi da qui, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!